per gli affezionati di Noi e gli altri, due e l'altro, lei e l'altra, non è ancora finita. La trilogia diventa una quadrilogia con Uno di noi. Once upon a time, there was only this scary line between what I was supposed to be and what I've really done. I knew it was not easy and I couldn't find the way to solve a man. Uno di noi è il proseguo della trilogia sulla diversità. Dopo Lui e l'altro, Lei e l'altro e Noi e gli altri, la storia con una punta un po' più di drammaticità per far sempre sorridere i ragazzi, ma arrivare quindi soprattutto al pubblico dei giovanissimi, però dando un po' più di profondità, perché il tema era talmente importante che non volevamo esagerare, quindi andare troppo sopra le righe. In questo gli attori sono stati veramente dei grandi professionisti, perché con Simone Montedoro e Eurydice Axen abbiamo fatto un ottimo lavoro. Hanno accolto subito questo progetto con grande entusiasmo e ci siamo incontrati in pochissimi giorni prima delle riprese. 12 una seconda. You woke me up and finally we spoke out of the lies. We'll be no more separately, together side by side. Don't worry about the future, I'll be there now tonight. Simone Monterosa. Vai, scusa. E lui? Che te gusta te? Parla solo spagnolo? Che te gusta? Com'è? La è una storia scritta da ragazzi giovani che però insomma hanno delle idee molto interessanti, intelligenti e portano una tematica importante in una maniera semplice che credo che arriverà un po' a tutti. Quindi è un corto importante, ma insomma ripeto, molto semplice. Ci siamo riuniti a casa di una nostra compagna. E lì abbiamo tutta la mattina lavorato sulla storia, sui dettagli, mentre scrivevamo, abbiamo partecipato un po' tutti. È un tema che va affrontato anche con ironia, noi cercheremo di farlo e credo che anche gli altri corti, no? Lo affrontano con ironia. In questo corto sono l'assistente sociale, naturalmente negli uffici del comune le vedete sempre vestite così, gli assistenti sociali. E quindi mi presento in questa maniera perché in realtà sono un detective, un'investigatrice privata che deve impedire a un padre che non è all'altezza di adottare. Allora, almeno che non cambi qualcosa, il bambino non andrà nelle sue mani, non ci andrà mai. Il bambino è pazzesco, lui buca veramente lo schermo e siamo molto felici di avere il piccolo Giulio. Io penso che da qui partirà una grande carriera per lui. Mi è piaciuto fare l'attore, lo vorrei rifare in un altro film. Non vedo l'ora di rivedermi sullo schermo. Sono uno di voi. Uno di noi. E di cosa parla? Tratta un tema abbastanza delicato qua in Italia, che è l'adozione. Sì. Perché è l'unico paese, credo sia rimasto uno dei pochi paesi dove non ti sbilanciare in cose. Che no, così so. E poi no. Come ti sei trovato nei panni di questo uomo? Perché comunque tu interpreti. No, questa coppia normalmente vuole adottare a tutti i costi il bambino, proprio facile. Sì, dopo vari tentativi falliti. Quello che succede poi nella realtà. Più o meno, sì. Però ecco, non sanno appunto questo bambino di colore, quindi soprattutto il papà rimane. No, solo il papà. Solo il papà rimane. Già. Volevo farla un po', a non dire proprio tutto. No? Svelare tutto anche. La mamma è meravigliosa, grande. Una persona normale, eccetera, e lui. Infatti non si capisce perché non si lascia, no? Esatto. Cioè, la reazione di lui. No, come un'orchestra, quando tutti lavorano nel modo migliore, ognuno tira fuori la sua potenzialità, le cose veramente si arrivano. E io spero che il pubblico che vedrà Uno di noi possa veramente apprezzare questa commedia, che in realtà è una commedia, come abbiamo detto, con dei toni comunque abbastanza anche di profondità, e quindi c'è un po' di dramma e un po' di commedia uniti. Quindi alzate tutto e uscite di campo. Okay. Poi stop. Ok? Anda qua, sì, qua. Lo possiamo vedere. Venga.
l'emozione tua è vera. Oddio, qui può essere che non però scusate, sembra un piccolo equivoco, perché io faccio. Oddio, e tu guarda come vedi, eh! E invece io dico bellissimo. No, si gira verso la moto. Richiudo di corsa. Non è lì. E qua c'è un mix, no? Se sei stretto. Però c'è l'altro bambino, vai lo dice. Vabbè, l'emozione. Okay, io mi metto qui, se vuoi così. Oddio, ma no, ma tu in realtà. No, per lei, oddio. Ho capito, io questo regista non lo conoscevo personalmente, però lo conoscevo per dei lavori che ha fatto, e invece con Simone Montetoro, che è il mio partner nel corto, ho già lavorato diverse volte, quindi insomma c'è una bella alchimia. E il bambino è bravissimo, e quindi no, mi sembra che insomma sia filato tutto liscio. Poi l'ultima parola sta al regista. Voi avete un'alchimia incredibile. Ciao, ciao a tutti, ecco, grandi. In realtà siamo ciao. Fratelli. Siete no? Fratelli, ciao, io ciao. Ho visti. Che dici, Simone? Grandi, forti tutti. Il razzismo esiste, razzista, c'è, in realtà, c'è e è giusto che ci sia. Ah, no, questo è vabbè, ma scherzo. No, ci siamo divertiti loro. Molto. A parte che non è ancora finita qui perché domani è l'ultimo giorno di riprese, esatto. Uno di noi. Però abbiamo proprio apprezzato il vostro, cioè la vostra profondità, il passare dalla battuta subito a un momento di verità. Ah, ci sono battute? No, no, scherzo. No, guarda Max, scusa, cosa io mi permetto, invece è stato un grande onore conoscerlo. È il suo grande talento. E devo dire che hai uno staff intorno. Sì. Non è vero, di persone preparate che lavorano bene, simpatiche, educate. E poi è un regista che sa quello che vuole, però ecco, non si pavoneggia. È un regista, non fa il regista. Grazie. Non sono mai stata in un set, comunque una bella esperienza anche vedere come c'è tutto dietro le quinte di ogni cosa, poi di una cosa che è stata creata proprio da noi. Comunque è una tematica che si affronta spesso, è fondamentale, soprattutto in questo periodo in cui vi sono molti immigrati, magari tra cui vi sono persone ancora che fanno differenze razziali, insomma è una tematica toccante. Perché voi siete uno di noi. Siete anche voi uno di noi!